Buongiorno a tutti e benvenuti alla premiazione del contest dell'Isola dei Fumosi, un'iniziativa di AIRC. Dovevamo vederci a Milano all'IFOM ad aprile e invece, causa Covid, ci ritroviamo adesso online. Anzi, abbiamo spostato un po' questa premiazione nella speranza di incontrarci. Non ci siamo riusciti, confidiamo per l'anno prossimo e quindi eccoci qui per premiare chi ha partecipato a questo contest. E ha vinto ovviamente, che si riferisce all'anno scolastico scorso. Allora, è per noi anche l'occasione per parlare di prevenzione. Lo faremo con Elena Munarini, psicologa e psicoterapeuta del Centro Antifumo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che saluto. Buongiorno Elena. Buongiorno a tutti. Alessandra Borgo, biologa e nutrizionista di Milano, collabora molto con AIRC. Buongiorno Alessandra. E Buongiorno a tutti. poi ho lasciato in ultimo Antonio Mistretta, che è professore di igiene all'Università di Catania, è medico dell'Istituto Superiore di Sanità, è nel team di coloro che curano il portale ISS Salute. Ed è anche consigliere AIRC del Comitato Sicilia, ma qui l'abbiamo soprattutto per in veste di colui che è stato l'ideatore del videogioco L'Isola dei Fumosi. Buongiorno Antonio, ben ritrovato. Buongiorno Michele, buongiorno a tutti i ragazzi e gli insegnanti collegati. Sì, Buongiorno. vedo che continuano a collegarsi, siamo a 300 ragazzi, ma intanto cominciamo questa nostra chiacchierata. Antonio, prima di tutto ti chiedo prima di raccontarci come ti è venuta l'idea di questo videogioco, di raccontarci un po', la mission di AIRC e anche un po' quello che facciamo per le scuole. Benissimo, per me è un grande piacere parlare un po' di questo perché credo molto nella mission di AIRC, appunto collaboro fin da quando avevo tanti capelli in testa, non erano trasmigrati nella barba e quindi diciamo è una organizzazione in cui credo molto. Praticamente è la più importante delle organizzazioni di raccolta fondi che poi vengono destinati per la ricerca sul cancro. E se sono stati fatti passi avanti nella ricerca sul cancro, sicuramente l'AIRC può mettersi sul petto la medaglia di aver contribuito in maniera maggiore. Il più importante. È stata fondata tantissimi anni fa, nel 1965, all'inizio era solo in area lombarda, poi è stata esportata via via in tutto il territorio. Ci sono tutti i comitati regionali e tantissime delegazioni locali. E poi dovete immaginare che dal 1965, come vedete scritto nella slide, oltre 1 miliardo e 400 milioni di euro sono stati investiti in progetti di ricerca, ci sono state tantissime borse di studio per ricercatori giovani, oltre 70 milioni di euro dalla fondazione e moltissimi migliaia di ricercatori, si stima circa 5.000 ricercatori, sono finanziati ogni anno grazie ai fondi AIRC. Naturalmente AIRC non è solo ricerca, ma nel tempo è passata anche a occuparsi di informazione, di divulgazione delle informazioni e è anche entrata in prima battuta nel campo scolastico, nel campo dell'educazione. E quindi noi possiamo dire che, per esempio, il sito AIRC è uno dei siti più attendibili in assoluto su cui andarsi a informare. Perché noi sappiamo benissimo, che purtroppo su internet, nel mare di internet, si può pescare informazioni, si possono pescare informazioni non validate. Il sito AIRC invece ha un team di esperti, qualificati a livello internazionale. Per cui ogni parola, ogni virgola vengono soppesate e quindi se trovate scritto una cosa sul sito AIRC, quello è lo stato dell'arte a quel momento. Per quanto riguarda AIRC nelle scuole, si fa tantissimo, anche in questo campo ormai era cominciato in sordina, adesso è da anni un fiore all'occhiello dell'attività di AIRC, ci sono
una serie di workshop con docenti e dirigenti, incontri con la ricerca, normalmente vengono fatti a scuola. Ovviamente ci auguriamo che questo periodo di emergenza della pandemia, della Covid-19, possa terminare nei prossimi mesi e quindi ricominciare questi incontri con la ricerca. Allo stato attuale, quindi ci sono, diciamo, per sopperire, ci sono molti webinar, come un po' questo, una formazione live con ricercatori e esperti. C'è da dire appunto che il sito www.scuola.aec.it presenta una grande scelta di prodotti da poter utilizzare. Ci sono kit didattici multimediali, c'è il programma, il progetto Cancro Io Ti Boccio e poi finalmente il progetto dell'Isola dei Fumosi, che è quello per la premiazione del contest per cui siamo qui. Ecco, come ti è venuta l'idea di questo videogioco, Antonio? Allora, innanzitutto c'è da dire che io avevo già preparato un kit didattico per l'AIRC su altro tema, sul tema dell'alimentazione, il Mangioco. Questo kit didattico era un kit, diciamo, non multimediale, è sorto, diciamo, negli anni 90 e quindi aveva proprio delle schede in cartaceo, però ha avuto un successo enorme. Ancora oggi viene in parte rielaborato e consegnato di solito durante la campagna delle arance della salute. Era un kit di giochi. Sono partito dall'idea, la mia esperienza in Canada, in cui sono andato da giovane ricercatore e vedevo che lì l'educazione alla salute era molto avanti rispetto all'Italia e usavano la didattica ludica moltissimo. E io andavo spesso nelle scuole da giovane igienista, perché io appunto sono un igienista, specializzato in igiene, e andavo a incontrare i bambini delle scuole elementari o i ragazzi delle scuole di secondo grado e mi rendevo conto che gli insegnanti lavoravano moltissimo e che avevano bisogno di un supporto, non di qualcosa in più, ma di qualcosa che li aiutasse. Quindi questa è la filosofia che sta dietro anche l'Isola dei Fumosi. Naturalmente col tempo io avevo sempre questo pallino di dover fare qualcosa che fosse ludico, divertente, quindi ho chiesto aiuto a un mio caro amico che mi piace ricordare perché purtroppo per un'altra malattia, non per il cancro, a circa 40 anni è andato via. Si chiamava Antonio Sorrentino ed era un esperto di grafica, un esperto di video, che ha condiviso con me l'idea iniziale, quindi mi fa piacere ringraziarlo. Sicuro che lui ci senta. Continuare a ricordarlo. Ecco, appunto, ne è nato questo videogioco molto apprezzato, devo dire. Divertente e utile soprattutto per gli insegnanti anche. Il segreto era proprio quello di calibrare un videogioco che non annoiasse, che non fosse quindi proprio noioso, ma che fosse anche istruttivo. Cioè quindi abbiamo inventato quest'idea dei vari livelli, che è un'idea classica dei videogiochi, però abbinandola alla raccolta di informazioni che permettessero di andare avanti nel livello. Quindi per far riflettere un po', perché secondo me l'importante è che si rifletta. Poi ovviamente in varie fasi di età ognuno può essere più o meno libero di scegliere, però deve essere una scelta consapevole e informata. E purtroppo nel campo del fumo, dopo tanto tempo in cui era molto, diciamo, era un argomento molto dibattuto, negli ultimi anni avevamo notato un certo calo di pressione. Quindi ringrazio moltissimo l'AIRC per aver creduto in questo progetto e per aver poi fatto nascere quest'isola. Grazie Antonio per il momento, parliamo proprio di fumo tra poco e poi parleremo anche di alimentazione. Io però ricordo a chi ci sta seguendo che adesso durante le relazioni della dottoressa Munarini e della dottoressa Borgo potete già inviare le vostre domande attraverso appunto trovate nella piattaforma lo spazio per inviare le vostre domande in modo tale che noi poi al termine delle presentazioni e delle premiazioni risponderemo ai vostri quesiti. Allora,
A questo punto io do la parola a Elena Munarini e faccio una considerazione, però, che ci sono molti aspetti sul fumo che in realtà non si conoscono. E appunto Elena adesso ci guiderà in questo percorso per conoscere alcune cose in più e soprattutto, se posso dire, per cominciare a ragionare con la nostra testa, senza farci sedurre dalla pubblicità e dalle fake news che non riguardano solo il settore alimentare, ma anche tutto quello che ruota intorno al fumo. Quindi Elena, a te la parola. Eccomi, grazie. Dunque, lavoro appunto in un centro antifumo, per cui buona parte di quello che vi racconto deriva proprio dalla mia esperienza qui. E anche appunto qui cerchiamo non solo di aiutare molte persone a smettere di fumare, ma anche di conoscere un po' e divulgare tutto quello che sta dietro anche al mondo del fumo. Innanzitutto i numeri, nel senso che il fumo ha dei numeri incredibilmente grandi, parliamo quindi di quasi un terzo della popolazione dei paesi industrializzati che fuma dopo i 14 anni e parliamo anche di un numero di morti spaventoso. Queste sono le proiezioni che c'erano qualche tempo fa e che ahimè almeno fino al 2020 sembrano in buona parte essere confermate. Altri fenomeni preoccupanti che vediamo sono quelli di un cambiamento del comportamento di fumo in alcune popolazioni, in particolare la popolazione femminile, dove ci si è posti la questione vedendo che che l'incidenza dei tumori legati al fumo, quindi principalmente quelli del tumore al polmone, aumentavano nelle donne, raggiungendo quasi quelli degli uomini che invece sono in leggero calo. Questo chiaramente si è visto, è stato legato all'aumento proprio tra le donne dell'abitudine al fumo, un aumento quasi esponenziale dal 2015 in poi. E poi tra gli adolescenti, cioè voi, da una ricerca del 2018 europea si evinceva come più del 30%, addirittura il 37% dei ragazzi dai 12 anni in su in Italia fumassero, raggiungendo quindi il primo posto in Europa. E su questo magari ne parliamo più tardi, no? Fondamentalmente gli adolescenti sono i fumatori di domani, per cui sono uno dei target principali appunto di chi è interessato a continuare a diffondere il fumo, cioè le multinazionali del tabacco. E sempre le multinazionali del tabacco hanno un ruolo grande nello sfruttamento, ahimè, dei paesi in via di sviluppo, che proprio a causa della scarsa disponibilità economica sono oggetto dell'interesse di queste multinazionali che invece sono molto ricche e che quindi sfruttano di questi paesi non solo la possibilità di diffondere i loro prodotti nocivi a prezzi magari più bassi, di appunto pubblicizzarli più liberamente che nei paesi occidentali, ma anche di sfruttarne le materie prime, i territori e la manodopera per la produzione proprio delle sigarette. Per cui anche qui potete trovare, se vi interessa, del materiale su come alcuni paesi africani siano pesantemente sfruttati proprio dalle multinazionali del tabacco, che invece nei paesi occidentali si pongono ad oggi come addirittura paladini e ricercatori di un mondo migliore, senza fumo addirittura. La pubblicità è uno dei, diciamo, dei vettori principali attraverso le quali le multinazionali sponsorizzano appunto la diffusione del fumo. Se andate a vedere le pubblicità degli anni 30 e 40 negli Stati Uniti troverete delle cose pazzesche, addirittura di medici che le promuovevano, ma pian piano la cultura del danno del fumo si è andata a diffondere, per cui vedete questo articolo un po' sfocato che è del 1997, e che appunto annunciava finalmente che non c'era più la possibilità della famosa scritta Marlboro nella Formula 1 e nei concerti, e che quindi veniva vietato appunto la sponsorizzazione esplicita. Questo è stato un grande passo avanti, ma ahimè, è tutt'altro che risolto il problema della pubblicizzazione. In questa slide vedete proprio come innanzitutto le multinazionali abbiano reagito, comunque continuando a investire soldi nella pubblicizzazione dei loro prodotti, addirittura si è calcolato 200 dollari a fumatore ogni anno. Se fate un conto appunto che i fumatori nel mondo sono milioni, anzi forse di più, considerate quanti soldi vengano investiti.
E poi, per quanto senza più mettere il nome, le multinazionali partecipano finanziandole innanzitutto ancora la Formula 1, e anche qui sarebbe interessante vedere le vie alternative che hanno trovato, sempre per in qualche modo mostrarsi in queste situazioni. Ma poi pubblicizzano anche, appunto, finanziano anche eventi, magari eventi mondani, quindi aspetti quindi molto sempre piacevoli, modaioli di stile, ma anche, appunto, personaggi che si mostrano a fumare piuttosto che film o serie. E proprio a proposito di questo, quando chiedono come mai i ragazzi fumano tanto, io non posso non rispondere che, ahimè, il mondo fuma tanto, e quello che loro vedono è che si fuma, e si fuma non solo nei film, ma anche, proprio qui ho messo alcuni personaggi, no? Che come saprete di sicuro, spesso citano il fumo, non solo quello magari del di tabacco, però è proprio una presenza forte. E adesso qui vi ho riportato alcuni film di, diciamo, dove il fumo caratterizza in modo vario dei personaggi. Però in realtà, se qualcuno di voi, come sicuramente succede, segue delle serie, vedrà quanto in moltissime serie di grande successo si fumi tuttora molto. Allora, questo è un aspetto che è stato anche dibattuto, nel senso che nel 2015 l'allora ministro della Salute proponeva di togliere, addirittura di vietare che venissero girate delle scene in cui si fumava. Questo appunto ha stimolato un forte dibattito, un conflitto, perché appunto si è parlato di limitazione della, come dire, appunto, espressione artistica. Su questo si può discutere sicuramente. Vi ho riportato la scelta dell'attore, appunto, Verdone, che tempo ha fumato in molti film ed era un fumatore, che ha smesso e che ha deciso per una scelta sua etica di non farlo più. Sul fatto che vietare sia giusto o no si può discutere, ma una certezza c'è, e cioè che vedere fumare, vedere delle scene di fumo, per una serie di ragioni che proprio riguardano come funziona il nostro cervello, no? Anche parlando ad esempio dei neuroni specchio, i film sono particolarmente forti nel farci in qualche modo vivere in una parte le esperienze che vediamo nel film. Per cui già dal 72, appunto, gli esperti di marketing delle multinazionali mostravano, cioè sottolineavano come mostrare il fumo nei film è più efficace di qualunque sponsor, proprio perché uno non sa che sta ricevendo un messaggio. Questi messaggi impliciti colpiscono senza la possibilità della ragione, diciamo, di proteggersi e di elaborare quello che stanno vedendo. E quindi, ad esempio, in questo studio si vedeva come c'era una netta maggioranza di ragazzi che poi fumavano tra coloro che erano esposti a più scene di fumo. Sempre a proposito dell'ingerenza nell'ambito del cinema, in questo caso delle multinazionali del tabacco, se vi interessa potete andare a vedere questo sito americano, fatto molto bene, che mostra proprio di moltissimi film e di moltissime case produttrici, chi ha preso dei finanziamenti, tra queste, come vedete, anche case produttrici per addirittura bambini, no? Walt Disney, e anche molto carino perché fa vedere come nei film i personaggi fumino, chi, come, i personaggi principali, secondari, ed è interessante perché appunto si va a scoprire che in film dove noi, che magari conosciamo bene, abbiamo pensato che no, non fuma nessuno, poi in realtà ci sono delle scene dove non ci facciamo caso, ma si fuma, ed è bello proprio vederlo. Qual è il meccanismo che lega, veniamo adesso a questo, che lega i fumatori così fortemente? Di sicuro il principale è la sostanza psicoattiva che è contenuta nelle sigarette, che è la nicotina, che si lega a dei recettori che noi abbiamo per nostra natura. Noi non nasciamo con dei recettori appositi per la nicotina, ma con dei recettori che sono per l'acetilcolina, che invece è un mediatore che serve all'attivazione di tutti i muscoli, anche più periferici, del nostro corpo. Bene, questi recettori possono accogliere la nicotina e, quando lo fanno, provoca questa, appunto, unione, la liberazione di dopamina in una maniera molto intensa, che dà piacere, perché è un neurotrasmettitore piacevole. Che cosa provoca questo? Anzi, scusate, questo è un meccanismo, quello della dopamina, che noi abbiamo già naturale,
E lo abbiamo per attività che compiamo e che ci danno piacere, no? Quindi il mangiare, l'attività fisica, l'attività, diciamo, sentimentale, sessuale, però chiaramente non c'è niente di comodo, veloce, intenso come la sigaretta, e questa è una forte, appunto, molla che quando il nostro corpo conosce tende rapidamente a desiderare. Questo aspetto, quando si instaura, cambia poi gradualmente anche l'aspetto psicologico, nel senso che ci abituiamo a mediare tantissimi eventi interni o esterni con la sigaretta, cioè fondamentalmente diventa le nostre azioni che chi non fuma svolge tranquillamente senza fumare. Ecco, dopo un po' il fumatore si convince che la maggior parte delle nostre azioni sia possiamo riuscire a farla bene in quel modo solo fumando, quindi sia degli aspetti emotivi, calmarsi dalla rabbia, rilassarsi, ma anche degli aspetti a volte fisici, come l'andare in bagno o l'addormentarsi, diventino legati al fumo, che fondamentalmente quindi ci fa perdere quelle che sono delle nostre capacità e noi finiamo ad attribuirle appunto alla sigaretta. Non è facile smettere di fumare, chi di voi ha provato, se fuma, ha provato a smettere, ma soprattutto lo si vede molto bene negli adulti che fumano da molti anni, si sa che non è facile smettere di fumare. Chi non fuma non capisce bene questa difficoltà, in realtà è difficile perché c'è sicuramente una fase di astinenza, come succede per tutte le sostanze, anche se quella da sigaretta è senz'altro più morbida di altre sostanze, però ha una serie di effetti fastidiosi, irritazione, aumento dell'appetito, insonnia o sonnolenza, una serie di cose che chiaramente qui vedete elencate, ma che non sono chiaramente tutte presenti nelle persone che provano a smettere, ma quasi sempre qualcuna c'è, ma soprattutto c'è sempre il craving, cioè un momento di acuto desiderio di fumare che viene, che dura poco, ma che quando viene è molto intenso e che si può presentare a lungo, e che è responsabile molto spesso in realtà delle ricadute. Come succede di diventare dipendenti? Innanzitutto non ci se ne accorge. So perché appunto parlo spesso con i ragazzi che molti di voi sfumacchiano. Sfumacchiano vuol dire che fumano magari il sabato sera e basta, o solo in qualche occasione perché c'è l'occasione di incontrare amici che fumano e le hanno, piuttosto che la libertà di farlo, e si sentono abbastanza liberi. Beh, questo studio, ad esempio, che è del 2009, evidenziava come nell'arco di 3 anni questa, diciamo, libertà di movimento rispetto alle sigarette vada a perdersi. Da prima, appunto, con l'idea che non si riesce a smettere, e poi con la certezza, come dire, quando si entra poi nel discorso di sentirsi dipendenti, con l'ammissione del fatto che non si fuma non più per piacere, ma perché non si riesce a smettere. Questo è il test standardizzato internazionale per la dipendenza fisica da fumo. Sono 6 domande. Anche qui, per esperienza, so che se qualcuno di voi lo trovate chiaramente su internet, se siete interessati, se qualcuno di voi lo compila, risulterà o non dipendente o pochissimo dipendente, ma la maggior parte di voi potrà avere 0 a questo test perché indaga il bisogno fisico. Ma qualcuno ha studiato però un altro test fatto da 10 domande che invece è più ragionato su come fuma, su cosa succede a una persona, a un ragazzo che fuma le prime sigarette. Provate a leggere queste domande, anche questo lo trovate su internet, e questo test ci dice che se una sola di queste domande, la vostra risposta è sì, allora vuol dire che c'è già un aggancio alla dipendenza chimica dalla nicotina. E come vedete, a volte si tratta anche solo dell'idea: cavolo, come mi piacerebbe adesso fumare una sigaretta. Non ce l'ho, ne faccio a meno, ma questo è il segnale che quando poi finalmente potrete, lo rifarete. Quindi ecco, tutto ciò solo per dirvi che la libertà di questi primi mesi o anni in cui provate a fumare è momentanea. E se appunto rispondete sì a qualcuna di queste domande, sappiate che, insomma, un piedino nel tema dipendenza ce lo avete già. Le sigarette elettroniche sono un tema grande di questi ultimi anni, anche qui c'è tutto un grosso tema di marketing, come queste sigarette elettroniche inizialmente abbiano tolto una fetta di mercato alle multinazionali, che poi si sono affrettate ad acquistare tutte le case produttrici di sigarette elettroniche per non perdere guadagni, e poi loro stesse si siano messe a produrre delle forme alternative, quindi diciamo che le forme meno dannose di fumo
Le multinazionali del tabacco si sono messe a produrle solo quando sono state costrette dal fatto che altri le stavano introducendo sul mercato. Okay? Quindi partiamo da questo presupposto. È una buona notizia o non lo è? Sicuramente, come vi faccio vedere, questo è uno studio del 2014, ma ce n'è poi uno recentissimo, fumare sigarette elettroniche aumenta la possibilità di passare poi nei ragazzi, nei giovani, alle sigarette tradizionali. Un report del 2015 sempre poneva ancora la questione se è giusto o meno che i ragazzi fumino, nel senso che si rilevava una diminuzione lieve, vedete a sinistra, una diminuzione lieve dei fumatori, ragazzi di sigarette tradizionali, ma un aumento enorme dei consumatori di sigarette elettroniche. Buona o cattiva notizia? A destra vedete invece lo studio, questo recentissimo di proprio un mese e mezzo fa, di quest'anno, che mostra una cosa interessante. Ai ragazzi è stato chiesto se loro si vedevano in prospettiva fumatori o non fumatori. E poi cosa si è visto poi rispetto a quello che hanno fatto? Che per coloro che si vedevano fumatori, il fatto di aver usato o no la sigaretta elettronica non aveva inciso, era uguale. Ma per coloro che non si immaginavano fumatori nel futuro, tra questi, coloro che avevano usato le sigarette elettroniche avevano avuto 4 volte di più il rischio di diventare fumatori di sigarette tradizionali. Questo per dirvi che occhio alle sigarette elettroniche, anche quando avete l'idea che non fumerete mai quelle tradizionali, perché anche questo è un po' un modo che alla fine ci fa tirare invece verso le sigarette. Uno solo spunto su sigarette elettroniche e Covid, perché siamo in argomento, c'è un grosso, tutto un grande discorso su Covid e fumo, nel senso che chiaramente un fumatore ha moltissime probabilità in più di avere una forma severa di Covid e quindi di avere anche rischi di morire molto più alto. Ma le sigarette elettroniche c'entrano anche loro. Da questo studio si vede come le persone giovani che usano sigarette elettroniche hanno 5 volte maggiore probabilità di avere il Covid, e chi è un fumatore duale, sempre tra i giovani, quindi fuma sia sigarette elettroniche che convenzionali, ha 7 volte questo rischio aumentato. Per cui anche qui, attenti, fumare anche solo sigarette elettroniche, a maggior ragione se si fumano entrambi, non è assolutamente come non fumare, quanto anche al Covid. Si può dire di no, e vado a concludere. Sì, si può dire di no, assolutamente, potete farlo. Certo è una scelta forte perché non solo i vostri coetanei magari fumano, ne vedete tanti attorno a voi, ma fumano i vostri genitori, fumano le persone che vedete attorno, perché è una scelta forte. E come tutte le scelte forti, o meglio, come tutte le cose che si desiderano, bisogna perseguirle con una certa determinazione, e forza di volontà. E anche, come dire, fermezza nel non ricadere, diciamo così, no? Nei momenti in cui si dice, vabbè, dai una, questa situazione lo merita, in fondo sono stato bravo, in fondo ce la sto facendo, perché quello è proprio il modo in cui le sigarette vi fregano. A non fumare cosa ci si guadagna? Ci si guadagna innanzitutto, la cosa più importante è la libertà. Di non finire appunto con questo grande peso che poi vi accompagna per una vita, di problemi di salute, di perdita economica, di difficoltà ad affrontare viaggi lunghi perché non si sa come farà a fumare, quindi un grande senso di libertà. E poi appunto, come vi dicevo, anche un risparmio economico, ma poi anche, sempre a proposito di economia, il non essere anche voi alimentatori di quello che è un mercato veramente orribile, enorme, proprio di morte. Per cui insomma l'augurio è che possiate, avendo più chiaro, ripeto, su internet trovate moltissimo materiale su questo, però sapere tutto quello che ci sta dietro a questo mondo del fumo possa anche, come dire, darvi la misura che non state solo facendo un piccolo gesto che magari fa un po' di male a voi, ma è qualcosa di molto più grande. Vi ringrazio e appunto qui la mia email se avete domande, ma avremo modo anche dopo. Grazie a Elena per averci guidato in questo mondo pieno di fumo e averci dato la rotta anche per riuscire a distinguere certe situazioni, a comprenderle. Vi ricordo, se avete domande potete scriverle, poi dopo la premiazione risponderemo. Allora, lasciamo da parte il fumo e andiamo a parlare di alimentazione a questo punto con Alessandra Borgo.
Ho detto appunto che è biologa e nutrizionista, e intanto che Alessandra comincia già a condividere il suo schermo, vi anticipo che anche Alessandra ci farà da guida in questo caso sull'alimentazione, proprio per darci degli strumenti per orientarci, perché alla fin fine posso dire che non ci sono cibi buoni e cibi cattivi, bisogna però imparare a scegliere e quindi abbiamo bisogno dei tuoi strumenti, Alessandra. A te la parola. Grazie mille. Dicevo, io sono una biologa nutrizionista, quindi chiaramente parleremo di alimentazione, ma parleremo di alimentazione partendo da una visione panoramica un attimino più generale. Come sapete, lo stile di vita influenza anche il nostro stato di benessere, la nostra salute. E quindi, in un qualche modo, ci sono dei comportamenti che noi possiamo attuare tutti i giorni e che addirittura sono stati messi in correlazione allo sviluppo di patologie cronico-degenerative, quindi anche le patologie oncologiche. Tra questi comportamenti abbiamo per esempio il fumo, di cui ha appena parlato la dottoressa Munarini, abbiamo l'alimentazione, che può giocare in maniera sia benefica che quindi andando a ridurre il rischio di patologie cronico-degenerative, ma anche andando a incrementare invece questo rischio. C'è la sedentarietà piuttosto che l'attività fisica, l'esposizione solare, perché sappiamo che se da un lato stare al sole ci fa bene perché permette la sintesi a livello endogeno, quindi a livello della nostra pelle, della vitamina D, l'eccessiva esposizione solare, soprattutto se accompagnata da ustioni, può portare poi a dei danni a livello epidermico e quindi questi sfociare poi in patologie. Infine, l'ultimo comportamento è il consumo di alcolici. Per quanto riguarda l'alimentazione, esistono poi delle raccomandazioni internazionali che sono il frutto comunque di una serie di studi, di confronti, che ci mettono, diciamo, che ci vanno a spiegare quali sono gli alimenti che dovremmo consumare, diciamo, più spesso perché appunto benefici e quali invece dovremmo cercare di limitare piuttosto che di evitare. Infatti potete vedere benissimo in questa slide dove vengono raccolte delle raccomandazioni del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, come ci siano alcune raccomandazioni di limitazione, limitare il consumo di sale piuttosto che il consumo di carni rosse, le carni conservate, gli alimenti molto calorici, e altre raccomandazioni che invece sono un incentivo a consumare di più determinati alimenti. I cereali integrali, piuttosto che gli ortaggi, la verdura e così via. Oggi ne vedremo due di questi aspetti, diciamo uno positivo, quindi una raccomandazione positiva, un comportamento che dovremmo incrementare e uno invece negativo, quindi un comportamento da limitare. Iniziamo con quello positivo. Come potete leggere, la prima raccomandazione è proprio quella di andare a mangiare in abbondanza tutti i giorni cereali integrali, legumi, verdura e frutta. Ma cosa hanno in comune queste categorie di alimenti? Innanzitutto sono ad elevato contenuto di fibre, quindi la prima caratteristica che hanno in comune e che poi ne dai numerosi benefici, è per l'appunto il contenuto di fibre. Le fibre, per definizione, sono delle sostanze indigeribili, quindi, come dice la parola stessa, le fibre non si possono digerire. Nel nostro corpo non ci sono enzimi che sono in grado di digerirle, di scinderle in pezzettini più piccoli, che poi è il meccanismo fondamentale affinché tutte le sostanze nutritive che noi introduciamo con il cibo possano passare dall'interno del nostro apparato digerente a livello di tutte le nostre cellule, mantenendole vitali. Ma come vi dicevo, per le fibre questo non accade, quindi non si riescono a spezzettare. E sembra, diciamo, quasi banale da dire, ma le fibre, così come entrano, praticamente escono. A parte una piccola trasformazione che forse gli diamo a livello a cavità boccale, perché masticandole un po' magari riusciamo a frammentarle, però non riusciamo a fare altro, appunto, e quindi non riusciamo ad assorbirle. Ci si potrebbe quindi chiedere che cosa servono le fibre. Durante questo viaggio che fanno nel nostro corpo, in realtà fanno delle cose importantissime. Considerate che quando noi mangiamo, ad esempio, delle fibre, non so, del riso integrale, piuttosto che delle verdure, dei legumi, queste fibre che non sono state digerite, una volta che arrivano a livello dell'intestino, tendono a richiamare acqua per una questione di bilanciamento di pressione. Ma siccome le fibre sono anche una materia che è porosa,
Quando arriva quest'acqua, la prendono e si gonfiano. Gonfiandosi determinano una distensione della parete dell'intestino. In pratica potete immaginarvi un po' queste fibre come fossero una pallina all'interno di un tubo della canna dell'acqua. Se questa pallina è una pallina porosa che nel momento in cui arriva l'acqua tende a diventare più grande, a espandersi, vedremo in corrispondenza di dove si trova nel tubo della canna dell'acqua anche una distensione della parete. E la stessa cosa, non ce ne accorgiamo, però avviene nel nostro intestino. In pratica mangiamo le fibre prendono quest'acqua, distendono la parete dell'intestino e questa distensione della parete porta all'attivazione di alcuni recettori, si chiamano meccanorecettori, che comunicano con il cervello e comunicano col cervello un segnale che viene definito anoressigenico, cioè un segnale di stop alla fame. Quindi il primo effetto che danno le fibre è il senso di sazietà. Ed è per quello che molto spesso nei regimi dietetici, nei piani alimentari, le fibre sono molto presenti. Addirittura molto spesso si dice di iniziare i pasti con le verdure, proprio per rifornirsi di queste fibre. Oltre a questo effetto, però, le fibre fanno altro. Infatti, quando prendono quest'acqua, non solo diventano più porose, quindi si gonfiano, ma diventano anche più viscose, scivolano meglio. In questo modo vanno a risolvere problemi di stipsi piuttosto che di costipazione. In più, si è visto che la fibra costituisce una materia prebiotica, cioè un substrato per la crescita della nostra flora intestinale. Quindi fa crescere bene quella flora intestinale, quei microrganismi che vivono nel nostro intestino e che servono proprio per la nostra salute sistemica. Tant'è vero che quello che si è visto è che chi consuma fibra in maniera costante nel tempo, quindi non solo ogni tanto, ma tutti i giorni, ha una riduzione del rischio di ammalarsi di malattie cronico-degenerative, che siano le malattie oncologiche, che siano le malattie cardiovascolari, piuttosto che siano malattie metaboliche, come ad esempio il diabete. Però ci tenevo a fare anche un'altra precisazione all'interno di questa categoria, cioè quella dei cereali integrali, dei legumi, della verdura e della frutta. Quindi una piccola precisazione su frutta e verdura, perché frutta e verdura di fatto sono quegli alimenti che proprio potremmo chiamare protettivi nella nostra dieta. Non solo hanno un elevato contenuto di fibre, ma hanno tantissimi sali minerali e vitamine, molti dei quali con funzione antiossidante. E gli antiossidanti sono tutte quelle sostanze che sono in grado di contrastare l'azione o la formazione dei radicali liberi, che sono poi specie, quindi composti, che in qualche modo possono incidere sul nostro stato di salute piuttosto che sul nostro invecchiamento. Quindi dobbiamo sicuramente farne rifornimento. Frutta e verdura considerate che non solo dovremmo mangiarli tutti i giorni, ma sono talmente importanti che dovremmo consumare circa 5 porzioni tra frutta e verdura al giorno, di cui 3 di verdura e 2 di frutta, un po' di meno di frutta rispetto alla verdura perché la frutta è anche zuccherina. E sulla base di quello che vi ho detto, siccome molte di queste vitamine e sali minerali funzionano come antiossidanti, cerchiamo proprio per questa via di questo effetto benefico di preferire proprio quelle che ne contengono di più. Le vitamine che hanno funzione antiossidante, piuttosto che i sali minerali con funzione antiossidante, sono ad esempio la vitamina E, piuttosto che lo zinco o anche la vitamina C. Quest'ultima, oltre ad avere questa funzione antiossidante, è nota anche per avere una funzione immunostimolante, quindi è in qualche modo in grado di stimolare il nostro sistema immunitario a funzionare in maniera più corretta. La vitamina C sappiamo che è espressa largamente nelle varie categorie di ortaggi e di frutta. Pensiamo semplicemente agli agrumi, ma anche ai kiwi, ai melograni, piuttosto che alle fragole, ai peperoni, ai pomodori o alle crucifere, che sono i cavoli, i cavolfiori e i broccoli. Questi alimenti contengono tantissima vitamina C e vi dicevo, è importante consumarla adesso perché ha questa funzione di stimolare il nostro sistema immunitario e noi siamo in una fase, diciamo, non solo di stagionalità, ma anche proprio storica, dove è importante che il nostro sistema immunitario sia il più possibile in grado di rispondere alle avversità. L'unica cosa, l'unica precisazione che volevo fare, e con cui poi mi aggancio un pochino anche al tema dopo, è che la vitamina C è una vitamina che è molto sensibile sia all'ossigeno, alla temperatura che alla luce. Quindi, se per esempio volete farvi una bella spremuta d'arancia, ricordatevi di consumarla subito. E mi dicevo, questo argomento un po' si aggancia a quello dopo, perché nella raccomandazione successiva, cioè quella legata alla limitazione, parleremo appunto di bevande.
E tra le bevande zuccherate in realtà potrebbero ricadere appunto anche i succhi, che non sono assolutamente la stessa cosa della spremuta, cioè la spremuta è quella che facciamo noi al momento, il succo invece è quello comprato al supermercato e spesso appunto addizionato di zucchero. Questa seconda raccomandazione dice di limitare i cibi ad elevato contenuto calorico ed evitare le bevande zuccherate. È da notare la diversa enfasi posta attraverso i termini limitare ed evitare. Cioè, se i cibi ad elevato contenuto calorico, quindi gli alimenti molto dolci piuttosto che molto grassi, pensate, non so, ai biscotti, ai gelati, alle torte, ai fritti anche, ogni tanto possono essere consumati, le bevande zuccherate invece dovrebbero proprio essere evitate, cioè non dovrebbero rientrare nella nostra routine, non solo quotidiana ma anche settimanale, devono essere consumate davvero con molta molta moderazione. Questo perché tutta questa categoria di alimenti, quindi in realtà sia quelli ad elevato contenuto calorico che le bevande zuccherate, se consumati nel tempo possono sicuramente incidere sull'incremento del peso ed aumentare i livelli di zucchero nel sangue, quindi incidere sul rischio di diabete di tipo 2. Perché sulle bevande zuccherate bisogna essere così fiscali, un po' più fiscali? Perché in realtà nelle bevande zuccherate lo zucchero a volte è davvero tanto. Probabilmente vi è già capitato di vedere questa slide, magari sui social. L'ho riportata perché secondo me è molto esemplificativa, spiega molto bene e ci fa rendere conto di quanto ci esponiamo allo zucchero, cioè in che quantitativi. Se vedete ci sono una serie di bibite, di bevande, in lattina piuttosto che in bottiglietta, e sotto queste bibite trovate la quantità di zucchero che è contenuta in ciascuna. E in alcuni casi potete vedere che praticamente lo zucchero è lo stesso quantitativo della lattina piuttosto che della bottiglietta. Il fatto è che noi non ci facciamo caso quando lo beviamo, e il problema è che nelle bevande lo zucchero è in una forma liquida. Se è in una forma liquida, lo zucchero non dà riempimento a livello gastrico, quindi non ci fa sentire soddisfatti, è come se non avessimo mangiato niente. Quindi insieme alla bevanda già ci mangiamo qualcosa. Per di più, per il fatto che stiamo introducendo zucchero e in grandissima quantità, e per il fatto che questo poi va a incidere per l'appunto sui nostri livelli di zucchero nel sangue, tra l'altro abbiamo anche un effetto aumentato di aver voglia ancor più di mangiare, soprattutto alimenti ricchi in carboidrati e soprattutto ricchi in zuccheri. E chiaramente questi meccanismi possono contribuire, come dicevo prima, sul lungo periodo all'incremento del peso e all'incremento del rischio di diabete di tipo 2. Come dicevo prima, quindi lo zucchero in eccesso fa male, in alcuni casi non riusciamo a controllare lo zucchero che stiamo ingerendo, perché appunto nelle bevande non possiamo fare nient'altro che o non consumare le bevande zuccherate o sovraesporci per l'appunto a questo quantitativo molto alto, ma laddove invece possiamo controllare noi lo zucchero, cerchiamo quantomeno di limitarlo e sostituire magari lo zucchero classico raffinato, quello bianco piuttosto che quello di canna grezzo che troviamo a volte al bar, con uno zucchero di canna integrale o con un'alternativa addirittura ancora più salutare rappresentata dal succo di mela o dal succo dell'uvetta, quindi l'uvetta messa a mollo e frullata. Riferendomi proprio a queste raccomandazioni che abbiamo visto, quindi mi sembrava interessante contestualizzare in un momento pratico della giornata. Molto spesso si cade in tentazione nel momento della merenda, nel senso che è il momento in cui facciamo più fatica a controllare, diciamo, i nostri desideri, le nostre voglie, in cui magari ricadiamo su snack, merendine, patatine fritte, che però appunto rientrano un po' nella categoria degli alimenti elevate calorie di cui abbiamo parlato prima, che appunto possono fare male. Quindi, se questi alimenti non sono chiaramente da evitare completamente, sarebbe però importante cercare di limitarli il più possibile, e per limitarli è interessante andare magari a intervallarli alternandoli con delle proposte un attimino più salutari. La frutta fresca, per esempio, di cui avevamo parlato prima, ricca di fibre e ricca di antiossidanti. La frutta secca, che è la frutta a guscio, quindi le noci, le nocciole, le mandorle, che sono anche un'ottima fonte di omega 3. Gli omega 3 sono protettivi a livello cardiovascolare, per esempio, e sono antinfiammatori, cioè contrastano gli stati di infiammazione che possono poi portare alle malattie. Può andar bene il cioccolato fondente, mi raccomando però appunto quello fondente, anche qua il cioccolato è molto benefico a livello cardiovascolare.
Oppure ancora abbiamo lo yogurt, che è un'ottima fonte di calcio. E poi chiaramente se la fame è tanta, piuttosto che ricorrere a dei preparati a livello industriale, piuttosto facciamoci un panino fatto da noi, in cui andiamo a controllare sia la tipologia di pane, chiaramente meglio integrale, riferendoci a quanto abbiamo detto all'inizio, e poi a seconda del nostro gusto possiamo decidere noi se riempirlo in maniera dolce piuttosto che salata. In generale, comunque, ricordate che esiste un'unica regola nell'alimentazione, che è quella di variare il più possibile. Se seguite quella, non potete sbagliare. Grazie mille. Allora, grazie a te Alessandro per averci guidato, Alessandra per averci guidato, ci hai dato in effetti degli strumenti per scegliere, poi puntando soprattutto su alcuni aspetti, alcuni cibi che sono molto importanti per conservare la salute nel corso degli anni, penso ai cibi integrali e così via. E a questo punto io richiamo Antonio Mistretta perché siamo arrivati al momento della premiazione. Antonio, sei pronto? Eccomi, prontissimo, sono Allora, molto contento di condividere con te questo momento. io annuncio la categoria e tu poi chiami la vincitrice o il vincitore. Ed ecco, allora, la prima categoria è la categoria immagine e la vincitrice è Manuela Arcone. Della classe quarta I del liceo Galileo Galilei di Gozzano, con le professoresse Sara Zappella e Claudia Picchio. Noi possiamo Allora vedere. salutiamo Manuela, ciao, bentrovata, complimenti. Buongiorno a Non so tutti, io che applaudio, grazie. ma fai finta che ci sia tutta la sala plenaria dell'IFAM piena e che ti applaudiamo. Complimenti. Grazie Antonio, leggi anche la motivazione e poi le chiediamo mille. Sì. qualcosa. Infatti, intanto leggo ufficialmente la motivazione. Le dita della mano sono sigarette, la sigaretta è un dito e la mano si sta riducendo in cenere. L'intreccio degli elementi amplifica la metafora, rendendo evidenti i danni del fumo di sigaretta. Qui vediamo accanto l'immagine, veramente alatere, complimenti, complimenti Manuela. Come ti Grazie. è venuta questa idea, Manuela? Allora, l'idea era proprio quella di lanciare il messaggio con l'utilizzo della metafora, come avete detto voi molto bene. Ho voluto mostrare il classico gesto che si attua durante il gesto del fumo e la mano che si sgretola appunto rappresenta il decadimento del nostro corpo con il passare degli anni quando si abusa del fumo. Bellissimo. Antonio, vuoi aggiungere qualcosa? Veramente faccio dei miei reali complimenti, è un'immagine molto evocativa, secondo me puoi avere un futuro in questo campo, Manuela. Brava, è molto bella anche, diciamo, aver lavorato sulla metafora, che è qualcosa che mi piace sempre molto. Brava, sono molto contento di che sia Grazie. dato a te il premio. Grazie a te, Manuela. Allora, passiamo alla prossima categoria, che è la categoria video. Il vincitore è The winner is Luca Mommesso, classe prima C, liceo 25 aprile di Porto Gruaro, professoresse Cristina Los e Linda Furlanis. Eccolo, ciao, Buongiorno, grazie. complimenti, bravissimo. Buongiorno. Allora, non so se vediamo prima il video, direi Antonio, come Secondo me pensi? sì, E poi secondo me leggiamo sì. la motivazione e poi interroghiamo, tra virgolette, Luca. Allora, vediamo il video. Prego la regia di mandarlo.
Bravissimo Luca. Allora leggiamo la motivazione, Antonio. Bravissimo Luca, innanzitutto. Allora, la motivazione ufficiale è questo. Il video utilizza una tecnica cinematografica per riscrivere il finale della storia. La scelta iniziale, accendere o meno quella sigaretta, influenza il destino del protagonista in una storia che alterna con equilibrio e leggerezza temi drammatici e scene spiritose. Lo stile fumettistico è vicino a quello amato dai giovani, rendendo così efficace il messaggio verso questo target. Complimenti, Luca. Anche tu, grazie. Insomma, è partito, cioè, questi personaggi definiti con questo... Ah, e il fumetto è molto interessante come idea, ma normalmente disegni fumetti? No, no, questi qua effettivamente non sono tecnicamente fatte da me, questi personaggi. Io sono andato a recuperarli da uno dei miei fumettisti preferiti, che è, come detto dall'inizio, che è CEO Simone Alberigi. E praticamente ho pensato che l'idea è partita da un video che ho visto tempo addietro per vedere cosa potevo fare per questo progetto. E ho detto che avrei potuto provare a riprodurlo visto con questi personaggi qua. La scelta del andare indietro il tempo mi sembrava una buona idea, proprio perché il fatto è che tutta la sua storia si è protratta fino a un punto dove andava a morire come finale. Tutto questo per una sola risposta che poteva anche essere portata dalla curiosità. È comunque molto bella la composizione, il montaggio, sei molto bravo anche tecnicamente, perché non è facile poi riportare e rendere le storie su un video. Cosa dici, Antonio? Che è molto bella anche l'idea, non soltanto quello che dice giustamente Michela, tecnicamente molto bella l'idea del poter tornare indietro, riavvolgere il nastro indietro un po'. C'era un film anni fa, i ragazzi sono troppo giovani, Sliding Doors, no? le porte scorrevoli, e quello che poteva accadere se tu imboccavi una scelta piuttosto che un'altra scelta. E quindi è molto molto bello e secondo me molto centrato per tutti, fa riflettere non soltanto i giovani ovviamente, ma anche noi adulti. Complimenti. Bene, Luca, vorrei ancora dire complimenti. Vorrei dire un'ultima cosa su questo video. Rivedendolo oggi, avrei voluto farlo un po' meglio, perché ad esempio delle scene hanno veramente una risoluzione molto bassa, però non avevo altri strumenti nel farlo, neanche il fatto che ho dovuto usare un programma di animazione, ma un programma di editing video, quindi... Ma è venuto molto bene lo stesso, comunque. È venuto bene, tanto che hai avuto il premio, quindi... Comunque, insomma, grazie anche di questa possibilità che mi avete dato. Quindi. Un piccolo cineasta, e ti aspettiamo allora nelle future produzioni video, ok? Segniamoci questo nome e cognome, Luca Mommesso. Va bene, allora un grazie anche alle professoresse, ovviamente, a tutte e ai professori che ovviamente hanno seguito
i loro studenti e passiamo al prossimo vincitore per la categoria testo. The winner is... In questo caso la vincitrice è Lavinia Romito della classe 4a del liceo scientifico Leardo Leardi di Verona, professoressa Erika Diani. Benvenuta. Complimenti, grazie. Lavinia, complimenti. Grazie. Allora, aspetta che leggiamo prima la motivazione, credo che sulla sinistra noi vediamo... non so se il testo, una parte di testo. Antonio, tu che eri in giuria anche? Quindi il riferimento ai diversi aspetti sensoriali rende forte il contrasto tra le due realtà e le due scelte di vita. Un mondo dove si respirano profumi e un altro pervaso da sostanze nocive. L'invito a non fumare risulta in questo modo chiaro e potente. Lavinia. Anche a te, allora, dove io... nasce un po' l'idea? Racconta. Ho scritto questa frase, meglio un'aria profumata che un fumo avvelenato, basandomi su, diciamo, il gioco tra le due parole di fumo e profumo. E mi sono concentrata, ad esempio, sul prefisso di profumo, che abbiamo la parola pro, che, diciamo, è un vantaggio che rende appunto un aspetto che rende positivo rende un aspetto positivo per chi lo aspira. E invece il fumo, diciamo che, come avete accennato prima, crea soltanto danni multiorgano e comunque non ci porta nessun aspetto positivo. E quindi diciamo che l'aria profumata, il profumo, aiuta maggiormente ad una persona, che porta comunque ad una concentrazione, affetti positivi, benefici, al contrario del fumo di sigaretta, che invece è nocivo. Ecco, preciso che quello che si voleva e che si è chiesto, quello che lei ha fatto è di fare un testo come se fosse uno slogan pubblicitario, qualcosa che ti deve colpire e che ti deve subito trasmettere un messaggio, e che potrebbe essere un testo utilizzato in una campagna di prevenzione, in effetti. Giusto, Antonio? Sì, esattamente. Mi fa piacere che lei abbia detto, che Lavinia abbia detto del prefisso pro fumo, potremmo dire pro fumo contro il fumo. Sì, va bene. Di Lavinia? No, niente, ho ringraziato e ho confermato quello che ha detto. Benissimo, allora grazie Lavinia, grazie anche alla professoressa Diani che ti ha accompagnato. E noi passiamo adesso all'ultima categoria, che è il premio della regia, che è stato vinto da... Gran premio della giuria, il vincitore è Simone Vargiu, della classe 4O dell'Istituto Grandis di Cuneo, la professoressa Lara Tomatis. Bravo a Simone. Bravo Simone. Anche in questo caso abbiamo un video, quindi io chiedo alla regia di appunto mandare il video e poi dopo leggiamo la motivazione. Un attimo di tempo per caricare, eccolo. Lui è Ciro, gli piace mangiare tanto. Oh no, gli è caduta la pizza. Ciro ci è rimasto male, ma non si abbatte e ne va a comprare dell'altra. Non vede l'ora di mangiare di nuovo. Oggi c'è molto sole e la luce infastidisce Ciro. Ciro ha bisogno degli occhiali da sole. Pizza occhiali, pizza occhiali, pizza occhiali. Niente da fare, ha scelto la pizza. Una pizza, due pizze, tre pizze. Ne arriva a mangiare fino a 10. Ciro non si sente in forma. Ma cercando sul web ha trovato una soluzione per dimagrire facilmente. Il fumo. Passa un mese e Ciro è soddisfatto della sua scelta. Passano 7 mesi, ma non è cambiato nulla. Passano 4 anni e Ciro ha ormai 2 dipendenze, il cibo e il fumo.
Ciro ha uno stile di vita scorretto. Non essere come Ciro. Informarsi è importante, ma non farti ingannare. Proteggi i tuoi occhi, fai attività fisica, proteggi la tua salute, è un tuo diritto. Allora, eccoci qua. Allora, leggiamo la motivazione, Antonio. Non vedo la slide, però. Adesso la caricano un attimo solo, che abbiamo questo passaggio. Intanto molto divertente anche Sì, volevo questo chiederti, video. Simone, da dove viene la scelta del nome Ciro proprio? Abbiamo scelto il nome Ciro, uno per il titolo, che non ci roviniamo la salute, e quindi saremmo riusciti a passare il messaggio già attraverso il titolo, e anche perché comunque è un nome simpatico che quindi attira l'attenzione e quindi appunto attira l'attenzione sul video, quindi più gente avrebbe potuto vederlo. Molto divertente, non ci roviniamo la salute. Questo è il titolo del video, infatti. La motivazione è la seguente: il video non solo invita ad adottare abitudini salutari, ma mette in luce un tema particolare, la convinzione che il fumo di sigaretta faccia dimagrire. Idea non sempre vera, ma che viene usata come strategia per rendere la sigaretta più appealing. Il messaggio è reso ancora più efficace dal disegno fumettistico e dalla tecnica di video scripting utilizzata. Complimenti davvero, Simone. Grazie. Ma anche tu ti sei divertito oltretutto a preparare questo video, penso. Sì, già dall'idea, dalla storia, anche perché comunque è una storia simpatica, nel senso che fa passare il significato, però è comunque simpatica, e poi anche la registrazione. Sì. Bene, è molto divertente. Mi piace che quando, non so se sei d'accordo con me, Antonio, ma mi piace molto quando i ragazzi si divertono e nello stesso tempo raccolgono messaggi importanti e li rilanciano, ovviamente, no? Perché lui ha giocato con le parole, ha giocato con le immagini, ha raccolto i messaggi importanti e li ha rilanciati in un altro modo. Sei d'accordo? Esattamente, Michele, è così ed è questa la filosofia che sta dietro l'app Isola dei Fumosi. Imparare, ma in maniera divertente, cioè divertendosi. Non è, il gioco non è solo un gioco, in realtà. La didattica ludica può dare grandi margini di apprendimento se saputa utilizzare, ovviamente. Qui noi ringraziamo sicuramente l'impegno delle vostre docenti, dei vostri docenti delle scuole che vi hanno seguito e che hanno incoraggiato la partecipazione al contest. Bene, a questo punto salutiamo Simone, un caro saluto a te, anche a tutta la tua classe, alla professoressa che ti ha seguito. Ringraziamo sempre i professori che sono nostri complici, le nostre professoresse in questo senso. E c'è una forte alleanza con le scuole, questo ci fa sempre grande piacere. Grazie Simone, in bocca al lupo. Vedi che c'è anche un applauso, c'è cioè la clac, benissimo. Allora, a questo punto noi siamo arrivati verso la fine di questa premiazione, cioè la premiazione è finita. In realtà volevo sollecitare se ci sono domande o curiosità rispetto all'alimentazione, al fumo. Intanto chiedo alla dottoressa Munarini, alla dottoressa Longo di ricomparire, riaccendere le loro webcam e il loro microfono. Cosa ne pensa? Intanto vediamo se arriva qualche domanda da parte di chi ci ha seguito e invece volevo sentire la loro opinione su questi, soprattutto di Elena che si occupa in modo specifico proprio di percorsi anche per smettere di fumare. Che ne pensi di questi, disegni, di queste idee dei ragazzi, insomma, considerando anche l'età, io li trovo molto, molto interessanti. Sì, sono davvero belli. Tra l'altro, insomma, ogni volta che vedo questi lavori penso che è proprio di questo che abbiamo bisogno, di un altro marketing, cioè di persone che sappiano comunicare sempre con forza e con freschezza, però per il bene per una volta. Per cui li trovo assolutamente belli e poi io trovo sempre che i ragazzi abbiano delle idee appunto stupefacenti. Nel senso che magari noi che lavoriamo in quest'ambito ne sentiamo tante, ma ogni volta mi sembra sempre che no, lavorare sulla parola, su una piccola cosa che riescono a farla diventare in maniera appunto stupefacente altro.
Poi chiaramente i video sono, secondo me, di impatto. Vabbè, l'uno, quello del ragazzo che inizia a fumare, perché la tecnica del dire torno indietro è bella perché è cinematografica, ma allo stesso tempo ti fa dire così non funziona, ahimè. E quindi chiaramente colpisce. Magari uno dice magari, no? Oltre a tutto l'aspetto appunto estetico è molto carino. Invece l'altro video mi è piaciuto molto perché proprio mette insieme, e qui poi dopo magari Alessandra in particolare le farei anch'io una domanda su questo, cioè il discorso del dimagrire, e che invece la mia sensazione è che molte persone sovrappeso siano anche fumatori, cioè non è vero che i fumatori sono più magri, e infatti è carino perché è come se le sigarette, ma questo lo vediamo anche al contrario, nello smettere di fumare, impediscono l'assorbimento, hanno un'azione sul nostro corpo, questo è vero, no? Impediscono l'assorbimento di una certa quota di cibo, velocizzano il metabolismo, velocizzano il transito intestinale. Però questa in realtà è solo una piccola fetta, infatti il protagonista dice che all'inizio gli sembra di vedere un miglioramento, ma è una fetta in realtà molto piccola, e questo lo dico non solo per sfatare il mito che mantenga magri, che appunto non è vero, perché poi c'è anche tutto il tema, ad esempio, per le donne, ma anche per gli uomini, cellulite, che sicuramente è peggiore, perché l'ossigenazione è inferiore nei fumatori. Ma anche il fatto che quando vuoi smettere, sì, puoi temere, ma l'incremento di peso, specie seguendo alcune norme e specie non esponendosi all'astinenza fisica in maniera così forte, è piccolo e si recupera bene. Per cui, insomma, mi è piaciuta molto la qualità dell'informazione, che è elevata, secondo me, è molto, molto corretta. E infine il messaggio scritto mi è piaciuto molto perché è un po', insomma, una fucilata lì, semplice. Che però appunto gioca sulle parole e ti fa pensare, quindi insomma, complimenti, mi sembrano tutti premi meritati e soprattutto utili. Alessandra, sei stata chiamata in causa a proposito di relazione fumo, fumatori e sovrappeso, eccetera. Che cosa ci puoi dire? Non so, c'era Elena che voleva farti una domanda Sì, la, specifica. cioè, la domanda è in effetti se la quota penso, cioè, com'è il rapporto tra queste cose? In effetti è una cosa che noi studiamo molto al contrario nello smettere, ma in effetti anche nel fumare in sé è interessante, cioè tra fumo e cibo. Sì, scusami Elena, ti chiedo di ripetere la domanda perché mi Sì, sono no, persa proprio. la domanda, Alessandra, è molto generale, cioè noi lo vediamo molto nello smettere, ma mentre si fuma, no? Perché noi nei fumatori sentiamo a volte appunto un rapporto complesso proprio tra il cibo. Penso che ci sia anche qui un tema di piaceri anche a livello, diciamo, cerebrale che si uniscono. E ti chiedevo appunto, più quando sono compresenti, no? Il fumo e un'alimentazione sbagliata, come le cose si sinergizzano negativamente. Assolutamente, cioè hai ragione. Molto spesso siamo portati a pensare che i forti fumatori siano anche quelli più magri. In realtà quello che si vede è il contrario, perché molto spesso c'è l'accoppiata della gestualità del fumo con anche associata anche a dei comportamenti alimentari scorretti. Quindi magari a mangiare di più in eccesso piuttosto che rivolgersi al junk food perché diventa un altro modo per gratificarsi, appunto. E quindi di fatto si vanno a sommare quindi dei potenziali effetti negativi, quelli dati appunto dal fumo e dati anche dalla cattiva alimentazione. Poi, come dicevi, il fumo, oltre a poter incidere anche quindi sulla questione del sovrappeso, perché di fatto la relazione c'è tra anche forti fumatori e sovrappeso obesità, può incidere anche su peggiorare comunque alcuni aspetti della nostra vita, sempre in termini di benessere, come dicevi te. Cellulite, ritenzione, la pelle che diventa più opaca, piuttosto che alterazioni a livello ormonale, quindi anche vedere magari più brufoletti, i capelli che diventano più spenti. Quindi fumare non fa mai bene né per la salute né per l'aspetto estetico, volendo, e se ci vogliamo magari anche soffermare su quello. Ok, grazie Alessandra. Intanto stanno arrivando le domande, quindi io le leggo e parto dalla docente Erika che ci scrive: i ragazzi chiedono, i fumatori
hanno più facilità a prendere il SARS-CoV-2 o sono più a rischio a livello del danno che porta il virus ai polmoni o tutti e due? Chi risponde? Non so se Bene, Elena. rispondo io, nel senso che, allora, bella la domanda in questo senso. Allora, sulla maggiore possibilità di prenderlo, non ci sono dati, nel senso che il contrarlo dipende da come uno si espone. Sicuramente c'è un argomento che è quello se il virus può essere trasmesso nel fumo, prima domanda, per cui noi ad esempio vediamo una cosa particolare, cioè se notate per strada chi si permette di non usare la mascherina? Chi si sta fumando la sigaretta? Perché è come se chi sta fumando è autorizzato a non indossarla, perché non può se vuole fumare, no? Per cui noi abbiamo persone che camminano per strada senza mascherine, a volte in luoghi aperti con in prossimità altre persone che fumano. E molte indagini stanno studiando se questo, come anche l'inquinamento, siano dei vettori particolari per il virus. L'altro aspetto è quello che il fumatore può più facilmente, come dire, trasmetterlo anche perché tossisce, si tocca la bocca per fumare, per cui fa tutta una serie di azioni che sono molto più a rischio di diffonderlo. Una volta che l'ha preso, però, il fumatore sicuramente, come diceva la professoressa, è a rischio di sviluppare forme più severe, ma per il semplice fatto che ci sono dei danni già presenti, quindi il discorso, tutto l'organismo, ma in particolare il tratto dei polmoni, della gola, eccetera, sono già danneggiati e questo è come se il virus trovasse un terreno, diciamo, più fertile dove proliferare. I fumatori in generale sono più esposti alle infezioni. Per cui la risposta è nel prenderlo forse no, ma sicuramente nello sviluppare forme più severe sì. Posso aggiungere una cosa, Michela? Prego. Sì, Antonio. Molto correttamente condivido tutte le parole che ha detto Elena. Volevo aggiungere che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che i fumatori probabilmente, proprio per quello che diceva Elena, che ha accennato, cioè il fatto che eventualmente le dita contaminate vengono a contatto con la bocca, le sigarette possono essere contaminate anche proprio nell'atto del fumo, posso sottolineare questo. E poi ovviamente non aggiungo nulla perché ha detto tutto Elena, è corretto quello. Un'altra domanda per Elena, arriva da Tommaso. Il fumo passivo è più pericoloso di quello attivo? Allora, per certi versi sì, cioè dobbiamo distinguere, cioè, perché ci sono due fumi passivi. Uno è quello che viene esalato dalla sigaretta che è lì e che brucia. E quello è un fumo estremamente ricco di tutte le sostanze nocive, cioè la sigaretta, il fumo che esce direttamente dalla sigaretta è forse il peggiore. Che poi è il medesimo in realtà che si inala, quindi, ma cosa succede quando lo si inala? Che i polmoni fanno da filtro, per cui molte particelle, molte sostanze vengono trattenute dai polmoni, per cui l'altro fumo passivo, che è quello che si emette, no, dopo la boccata, è in realtà un po' meno carico di sostanze. Detto ciò, direi che il fumo passivo in assoluto è estremamente dannoso, quindi bisogna assolutamente che chi non fuma se ne tuteli. Certamente l'esposizione dei fumatori, chi fuma chiaramente è esposto molto di più, il fumo passivo è comunque una quota minore, ma vi devo anche dire che c'è tutta una quota di proprio persone che si ammalano, è stato calcolato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio per il fumo passivo, per cui per quanto poco sì, è estremamente dannoso. Non è che devo dire di più, lo è allo stesso modo, solo che chiaramente chi lo riceve non ha neanche la colpa, tra virgolette, di fumare. Youssef chiede: ma è vero che la frutta si mangia lontano dai pasti? E se sì, perché? Alessandra. Ok, allora non è necessario mangiarla lontano dai pasti. Diciamo che è un pochino una fake news quella di tenerla per forza lontano dai pasti. Quello che c'è di vero in questa affermazione è che la frutta è ricca in zuccheri, quindi se ci abbiamo mangiato qualcosa prima, quindi la utilizziamo a fine pasto, quello che abbiamo mangiato prima può essere utilizzato come substrato per far avvenire eventuali fermentazioni, che per l'appunto avvengono perché la frutta è zuccherina. Le fermentazioni provocano gonfiore, meteorismo, quindi un pochino di fastidi. Chiaramente
Chiaramente non succedono in tutte le persone, ci sono persone che sono più sensibili a questa problematica e che quindi avvertono questi fastidi e persone che invece non lo sono. A questo punto io direi che la risposta, diciamo, a questa domanda è dipende. Dipende se normalmente sappiamo che mangiando la frutta dopo i pasti ci sentiamo più gonfi, con meteorismo, con fastidio a livello addominale, allora forse nel nostro caso è meglio tenerla lontano. Se invece non abbiamo alcun tipo di queste reazioni, la possiamo tranquillamente consumare subito dopo il pasto. Grazie ad Alessandra. C'è un'altra domanda per Elena da Oronzo. La sigaretta elettronica è dannosa? Quanto va consigliata? Allora, sigaretta elettronica, cercherò di essere breve. Diciamo che intanto ce ne dobbiamo distinguere quelle a tabacco riscaldato, che chiamiamo anche di ultima generazione, da quelle a liquidi, che invece sono quelle che circolano già quasi da una decina d'anni. Sicuramente quelle a tabacco riscaldato sono, dai nostri studi, poi magari scrivetevi, posso mandare i riferimenti, più dannose per una serie di ragioni di quelle a liquidi. Quello che hanno in comune entrambe è che non hanno, producono quantità di polveri sottili estremamente inferiori, perché non c'è la combustione né nell'uno né nell'altro, e non c'è monossido di carbonio per la stessa ragione, non c'è combustione. Sì, sono dannose anch'esse, nel senso che comunque anche nelle sigarette elettroniche a liquidi si è rilevata la presenza, ad esempio, di metalli pesanti, che ci sono anche nelle sigarette tradizionali, che però rendono quindi non innocue. Ricordiamoci che per lo più c'è nicotina, che è una sostanza che dà una serie di, appunto, conseguenze sull'organismo, oltre che la dipendenza. Consigliarle sicuramente a chi non fuma, no, mai. A chi ha smesso di fumare, mai. A chi fuma si può dare come ultima spiaggia, nel senso che ci sono persone che in effetti fanno molta fatica, ma prima di dire che una persona non riesce, no, a tagliare i cordoni con questa gestualità, con questa dipendenza, ci sono dei tentativi ben strutturati e da parte di professionisti da fare. Per cui il primo consiglio è chiedi aiuto serio. E poi, semmai, sì, se uno o non vuole assolutamente farlo, o nonostante tutto non ce la fa, può essere un'alternativa, ma solo per i fumatori. Ho un'altra domanda, ma ne metto due insieme, Elena. Allora, sempre da Youssef, molte fonti autorevoli indicano assunzione di cannabis ad un benessere, cioè mettono insieme le due cose, magari mentale per rilassarvi. Mi farebbe piacere avere informazioni su questo. E anche Christian chiede: ma fa più male fumare sigaretto o fumare le canne? Allora, beh, innanzitutto, vabbè, il principio attivo della marijuana, questo THC, viene usato per scopi terapeutici. Attualmente ci sono appunto queste sostanze, quest'erba, diciamo così, resa con un contenuto THC molto basso, che viene venduta legalmente, con quello scopo rilassante, con quella che si può consumare, diciamo, in forma di tisane anche. Perché qual è il problema? Che magari il THC, specie nel dosaggio, diciamo, basso, per il quale è venduto oggi legalmente, magari può avere un effetto rilassante. Ad alti dosaggi, solo per vie appunto invece ospedaliere, eccetera, può essere un potente magari antidolorifico. Il problema è che quando lo si consuma fumando, lì, diciamo, rilassante o no, abbiamo tutti i problemi di salute che da qualunque cosa noi accendiamo, aspiriamo e inaliamo. Per cui tutto il problema del danno, che è dato, ricordo, essenzialmente la sostanza psicoattiva ne è una quota, la nicotina o il THC, ma il vero danno è dato dalla combustione, per cui polveri sottili e monossido di carbonio, esistono sia per le sigarette in ugual modo che gli spinelli, chiamiamoli così, con un lieve peggioramento dovuto al fatto che noi notiamo quantità di monossido di carbonio molto più alte nelle sigarette fatte a mano, e quindi mettiamoci dentro anche gli spinelli, per cui probabilmente la fattura manuale, come dire, aumenta questo discorso del monossido di carbonio. Quanto
quanto proprio al danno specifico che può fare la sostanza, quindi se fa meno male o più male la nicotina e il THC, allora innanzitutto teniamo conto che vengono quasi sempre assunti insieme in chi fuma, quindi sia il THC che la nicotina, e poi gli studi sono sempre più forti nel dire che in una fase come quella dello sviluppo il THC provochi delle modificazioni a livello sinaptico e impedisca uno sviluppo armonico come invece è in chi non consuma THC, per cui insomma prima di dire che certo ha un effetto rilassante, però fumandola diciamo metti insieme una serie di cose che direi che non vale proprio la pena. Allora, sono arrivate delle domande anche per Alessandra. La prima è di Tommaso. Le proteine quante volte possono essere assunte durante la settimana? Non so se per proteine intende le proteine della carne, perché prego Alessandra. No, no, infatti anch'io non ho capito se intende proteine come fonti proteiche, quindi che possono essere la carne, il pesce piuttosto che le uova e i legumi, o proteine intese come forma di supplementazione, integrazione. Perché parlando proprio di una frequenza settimanale mi verrebbe più da dire che si sta riferendo a questo secondo caso, però proviamo a spiegare un po' tutto. Per quanto riguarda le fonti proteiche, che siano animali, che siano vegetali, le dobbiamo introdurre tutti i giorni, anche ad entrambi i pasti. Poi chiaramente dipende dalla singola persona quanto andrà a consumarne nel corso dell'intera giornata. Ovviamente per quanto riguarda le fonti proteiche, quindi parliamo sempre di carne, pesce e via dicendo, l'idea è di alternarle il più possibile, ricordando che oltre alle fonti proteiche animali, che sono sicuramente quelle principalmente consumate, ci sono anche delle fonti proteiche vegetali ottime come i legumi di cui abbiamo parlato prima, che oltre a fornire delle ottime proteine, è vero, non del tutto identiche alla carne, ma quello che si è visto è che abbinando i legumi e cereali integrali, ciò che non è presente in termini di amminoacidi essenziali nei legumi, è presente poi nei cereali, quindi si complementano da soli. E appunto dicevo, perché mangiare anche i legumi? Perché oltre ad avere proteine buone, hanno dentro anche le fibre, cosa che le altre fonti proteiche non hanno. Quindi queste le possiamo alternare tranquillamente tutti i giorni, anche più volte nel corso della giornata. Per quanto riguarda invece le proteine, in termini di supplementazione, io non le consiglio assolutamente. Non ce n'è l'esigenza di introdurre un qualcosa in più, cioè la natura ci ha fornito tutto ciò di cui abbiamo bisogno, quindi non vedo perché integrare con delle proteine sintetiche, sinceramente, quando esistono quelle naturali contenute nel cibo. Grazie, ho un'altra domanda per te Alessandra, e Sì. arriva da Michele. Io di solito non faccio colazione e passo direttamente al pranzo delle 14. Non fa nulla? Insomma, allora no, l'ideale è sempre fare colazione. Allora, pensate che comunque il nostro corpo funziona un po' come una macchina, cioè la macchina dobbiamo mettere il carburante per farla partire o al motorino, se stiamo parlando comunque dei ragazzi che hanno magari più dimestichezza con un motorino, cioè sto carburante, la benzina gliela dobbiamo mettere. Il nostro corpo funziona in maniera identica, il cibo è il nostro carburante. Se noi non lo introduciamo, in un qualche modo non è che non ci accendiamo, perché poi noi di fatto la mattina ci svegliamo, facciamo tutte le cose che dovremmo fare, ma quello che si è visto è che chi non fa la colazione tende ad avere un minor rendimento scolastico, sportivo o lavorativo rispetto invece a chi la fa, perché effettivamente succede anche all'adulto di non fare la colazione. Per di più, chi non fa colazione tende ad arrivare molto più affamato al passo successivo, cioè si arriva con quella fame da lupi che si mangerebbero le gambe del tavolo. E questo diventa un po' un problema perché se arrivi a pranzo con una fame da lupi dove non controlli né la qualità né la quantità di ciò che mangi, è ovvio che è più facile andare incontro poi a dei rischi che possono essere in termini di sovrappeso, quindi incremento ponderale, piuttosto che anche di patologie, perché se poi andiamo a mangiare magari cibo spazzatura, cibo ricco in grassi saturi, ricco in zuccheri piuttosto che ricco in sale, che sono comunque macro, micronutrienti che la letteratura scientifica ha messo in relazione comunque con la comparsa di patologie, anche qua non ci stiamo forse facendo proprio del tutto del bene. Grazie, chiudiamo con l'ultima domanda che per Elena è una riflessione in realtà di Aurora da Chieti. Fare campagne antifumo più forti delle campagne profumo
si ha una riduzione, cioè se si fanno le campagne antifumo più forti delle campagne profumo, si ha una riduzione dei soggetti fumatori? Se hanno studi scientifici riguardo a questo? Sì, cioè, si hanno, dunque, la domanda è molto generale, nel senso che le campagne antifumo possono, ci vedo che c'è dentro, cioè ci metterei dentro tutto, e invece gli studi magari sono più specifici. Sicuramente la forza con cui un paese appunto sostiene le politiche antifumo e ha una grossa influenza. E piano piano questo concetto sta passando anche a fronte di ostacoli appunto economico-politici forti, per cui abbiamo visto come anche nel nostro paese il discorso delle immagini sui pacchetti, c'è cioè chi dice non servono, servono in realtà gli studi forse in culture un po' diverse dalla nostra, quindi i paesi più anglosassoni, però sicuramente hanno dimostrato un effetto. E poi sicuramente, insomma, un paese che parla del problema del fumo in modo forte, continuo e anche lo sostiene, direi che hanno senz'altro un effetto. Proprio oggi leggevo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un progetto sul fumo molto forte di sostegno a tutti i livelli, a sostegno delle campagne, a sostegno dei centri antifumo. Quindi ecco, quando sicuramente voci forti, autorevoli si impegnano, sono sicura che questo ha un grosso impatto, a fronte, devo dire, però, di altrettanti nemici forti, per cui insomma è una lotta difficile, però sì, mi viene da dire di sì. Infatti lavoriamo su questo anche i ragazzi che nel loro futuro, anche se si sentono piccoli rispetto ad altre forze, si mettano a combattere questa guerra, perché in realtà i tanti piccoli e magari anche appunto una voce autorevole fanno la differenza, per cui assolutamente sì. Allora, sono arrivate tante altre domande. Io mi scuso con i ragazzi e con le loro docenti perché non riusciamo a rispondere adesso perché dobbiamo chiudere, però non preoccupatevi perché potete scrivere anche le vostre domande a info@scuola.arc.it e quindi faremo avere le domande ai relatori e poi vi risponderemo tramite email. Quindi potete sempre scriverci per sapere di più. Ci scusiamo per questo, ma a mezzogiorno e mezzo dobbiamo proprio chiudere. A questo punto io ringrazio, tra l'altro ringraziamo anche Anthony, Giacomo, Giulia, Carlo, Gioia per le domande che ci hanno inviato e vi risponderemo appunto tramite email. E io ringrazio però anche Alessandra Borgo, Elena Monarini e Antonio Mistretta che ci hanno guidato in questa mattinata dedicata al contest dell'Isola dei Fumosi che ci ha permesso di imparare altre cose. Antonio, vuoi lanciare ancora un messaggio visto che poi il videogioco è nato da te? Breve, un messaggio di saluto? Voglio rilanciare un messaggio collegandomi a quello che ha detto Elena, di non pensare che se si è piccoli da soli di fronte a un problema più grande. C'è una frase che mi piace moltissimo di Tolstoi, che dice più o meno, come da una candela è possibile accendere una candela e poi accendere un'altra ancora e illuminare il buio, così noi dobbiamo fare. Quindi da una in realtà. Accendendo metaforicamente non una sigaretta, ma la candela, possiamo illuminare il buio. Va bene, allora io ringrazio tutti, ringrazio soprattutto i ragazzi che ci hanno seguito, le loro docenti e i loro docenti che li accompagnano nel loro percorso di crescita educativo e che riescono anche a coinvolgerli sui temi di ARC. Grazie a tutti, ci rivediamo alla prossima premiazione. Ciao, arrivederci. 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 Arrivederci.